fatto una buona partenza, sapevamo che era la regata che avrebbe contato tutto il campionato, quindi abbiamo deciso di rischiare qualcosa in più che nelle altre prove, e sapevamo di dover vincere, quindi di fare una regata al massimo attacco. E abbiamo girato la prima boa a secondi e poi la scelta chiave è stata quella di fare jab set, di strambare sulla prima boa e di spostarsi verso la sinistra del campo. Da lì poi abbiamo amministrato il vantaggio e siamo rimasti davanti fino alla fine. E dunque, l'evento è cominciato un po' in salita per noi perché alla seconda regata siamo arrivati quarti e quindi siamo stati eliminati. Ma per fortuna con i ripescaggi abbiamo potuto continuare la nostra scalata del tabellone e sapevamo che da quel punto lì avremmo dovuto fare sempre almeno secondi e quindi sono state le regate in cui abbiamo, diciamo, scientificamente calcolato rischi e benefici di ogni singola mossa. Lasciando anche a volte la prima posizione per essere sicuri di non perdere la seconda. L'obiettivo dell'equipaggio era quello di non mollare mai. L'ambiente in barca era abbastanza tranquillo, tranne in qualche situazione magari un po' dangerous, diciamo, un po' così. E quindi alla fine è stata, diciamo, non la prima volta per me di regattare con Ruba, perché alla fine abbiamo fatto tanti anni insieme in barca e con Ruggio è stata una delle prime regate. E quindi è stato veramente spaziale andare in barca con due persone così, e per me è stata una grande esperienza anche fare questa regata qua con il 69F, che penso che sia una barca veramente top. Penso che questo sia un evento veramente valido per dare la possibilità sia a velisti professionisti, sia ad under 25, sia ad appassionati del mondo della vela e del foiling, di fare qualcosa di diverso con un format innovativo, super dinamico, che permette a tutti di sbagliare, ma permette a tutti di rientrare in gioco in qualsiasi caso, come è successo per esempio a noi. La tipologia delle regate alla barca consentono di arrivare in prima posizione anche girando ultimi l'ultima boa prima dell'arrivo e permettono anche da primi di perdere la leadership della regata. Quindi è un format sicuramente molto avvincente e dinamico che ha portato tante sorprese, soprattutto nella prima fase eliminatoria. Secondo me da ripetere perché permette anche a neofiti del foiling o della barca di ottenere ottimi risultati.